Siamo live, buongiorno a tutti, bentrovati, puntata numero 41 delle dirette di Enecta dedicata al mondo della cannabis. Oggi è la nostra prima live esterna perché siamo ospiti dell'Università degli Studi di Chieti, siamo qui nel Dipartimento di Farmacia, abbiamo tre graditissimi ospiti, il professor Luigi Menghini, il dottor Claudio Ferrante e il professor Giustino Orlando. Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi per parlare di canapa. Piacere, Piacere siete nostro. sicuramente benvenuti. Grazie dell'invito. Grazie a voi. Grazie e direi, visto che siamo anche un pochetto in ritardo, di cominciare subito questa nostra chiacchierata a quattro di oggi, dove parliamo un po' di ricerca scientifica. E subito la prima domanda, come si dice all'università, se ci sono volontari con cui vogliamo cominciare, valutando subito qual è lo stato della ricerca scientifica in Italia, come siamo messi. La ricerca scientifica in Italia, buongiorno a tutti, sono Giustino Orlando del Dipartimento di Farmacia e mi occupo di farmacologia e facciamo diversi studi e ricerche su vari ambiti, anche tra virgolette quello della canapa industriale principalmente. La ricerca scientifica in Italia è di buon livello, in alcuni casi anche di ottimo livello, gode di discreta salute. E fortunatamente negli ultimi anni si esce fuori un po' da quell'ambito chiuso che ha contraddistinto, diciamo, i decenni passati. Oggi, fortunatamente, con i nuovi stimoli nel creare rete e quindi internazionalizzazione sia dei docenti universitari, ma anche di ricercatori, studenti, la ricerca è condivisa con altre realtà internazionali e questo ha portato ad un grosso vantaggio. Tantissimi sono gli esempi sotto gli occhi di tutti oggi e successivamente all'inizio della pandemia del Covid-19, tutto quanto si è fatto anche grazie a molti ricercatori italiani e grazie alla ricerca di base tante informazioni sono confluite nella proposizione sia di nuove terapie che preparazione di vaccini mirati. Quindi fidiamoci della ricerca, fidiamoci della ricerca italiana. Voi qui nello specifico dell'università di cosa vi occupate? Se possiamo raccontare una giornata tipo, come si sviluppa la giornata di un ricercatore, di un professore all'interno di questa università? Domanda bella, rispondo io, prendo la parola e intanto con una nota di ottimismo. Mi piace, i colleghi sicuramente condividono, dire che facciamo il lavoro più bello del mondo. Assolutamente. Non per quello che c'è intorno, ma perché ci piace dircelo, perché è un approccio positivo nei confronti di un mondo che, come tutti i mondi lavorativi, ha anche dei retroscena con problemi. Pensate semplicemente ai problemi dei finanziamenti, della burocrazia, delle problematiche anche di natura amministrativa. E questo tanto per aprirci al pubblico, l'università non è tanto un ambiente di liberi pensatori, non siamo così che veniamo la mattina e pensiamo a quello che ci piace. Anzi, mi piace sottolineare come il nostro lavoro è in gran parte occupato anche da un aspetto di rispetto della burocrazia, di regole amministrative. Però poi abbiamo una serie di scadenze, di obiettivi che dobbiamo raggiungere e mi piace sempre mettere in chiave positiva questo aspetto perché la strada per raggiungere quegli obiettivi più o meno può essere scelta dal singolo ricercatore. Quindi quando si entra nell'ambito della ricerca non ci immaginiamo lo scienziato del cartone animato che la mattina arriva, inizia a mischiare a caso delle cose e poi se tutto va bene si inventa, tira fuori l'invenzione del secolo o magari del millennio, ma è un lavoro costante, continuo e certosino, dove si va a trovare il giusto equilibrio tra una produttività, che per la ricerca è la pubblicazione dei risultati, l'interesse per le aziende per proporre, per aprire l'università sul territorio, per far sì che la ricerca non sia ricerca fino a se stessa, ma che sia sempre una ricerca orientata e tutto facendo quadrare i conti con i tempi e i costi della ricerca che evidentemente si porta dietro tutta un'altra parte di problematiche.
E tutto questo poi, in tutto questo c'è una componente fondamentale che è quella dell'interazione con lo studente, dove cerchiamo di trasmettere non solo, diciamo, la nozione, l'aspetto nozionistico, l'informazione, ma anche l'entusiasmo per un approccio allo studio che poi di fatto non finisce, ci piace sempre dire, non finisce con l'esame, ma è un modello di vita per cui effettivamente poi prosegue sempre. Grazie, io aggiungo anche che è un lavoro, se mi posso permettere di dire, come tanti lavori dove la passione è probabilmente un elemento che fa la differenza, almeno questo è quello che spesso rilevo durante altre interviste realizzate con vostri colleghi. Come voi sapete, noi di Enecta ci occupiamo di CBD in maniera particolare, ma anche di altri cannabinoidi come il CBG, e nel 2020, se non sbaglio, è stato pubblicato su PubMed uno studio dove analizzate le proprietà neuroprotettive antiossidanti del CBD e del CBG. Vorrei un attimo sapere come avete strutturato questo studio e quali erano gli obiettivi in partenza, prima di analizzare i risultati ottenuti, però come è partito lo studio? Allora, sono Claudio Ferrante, buongiorno a tutti. E innanzitutto è uno studio, faccio una premessa, che è multicentrico, se si può dire, uno studio che ha coinvolto diversi gruppi di ricerca, sia qui nella nostra università, ma anche al di fuori. Ed è uno studio che ha portato ad esplorare diverse proprietà, sia del cannabidiolo che del cannabigerolo, due sostanze che derivano dalla canapa industriale, ma che non hanno proprietà psicotrope, bensì hanno diverse proprietà che possono, diciamo, portare a prospettive salutistiche. Cannabidiolo e cannabigerolo noi le abbiamo studiate a livello del sistema nervoso centrale in modelli soprattutto in vitro, quindi su colture cellulari, e le abbiamo studiate in parallelo per verificare se vi fossero delle analogie ma anche delle differenze tra questi composti, basandoci sulla letteratura preesistente, basandoci anche su altri studi anche di tipo clinico che per esempio sono stati condotti sul cannabidiolo, che hanno portato a indicare il cannabidiolo come un possibile farmaco per la cura di forme intrattabili, per esempio di epilessia, ma anche altri studi che hanno portato a considerare il cannabidiolo, per esempio, come un antinfiammatorio, ma anche come una sostanza che può tornare utile in malattie metaboliche. Proprio in questo ambito che si è posta, diciamo, alla nostra attenzione, studiare cannabidiolo e cannabigerolo in modelli in vitro che potessero, diciamo, riproporre, diciamo, dei modelli applicativi di utilizzo in ambito protettivo, in ambito quindi antiossidanti, antinfiammatorio, ma anche in senso neuromodulatorio. E ciò che abbiamo visto è che queste due sostanze sono molto simili tra di loro per gli effetti complessivi, ma hanno probabilmente delle differenze in termini di potenza e in termini forse anche di meccanismo d'azione, per cui, per farla breve, per sintetizzare, cannabidiolo si è mostrato un principio attivo, perlomeno nei nostri studi, che ha una propensione più verso la neuromodulazione, quindi più verso la capacità di modificare la sintesi e rilascio di neurotrasmettitori. E in questo caso noi abbiamo approfondito il discorso sulla serotonina, che è un neurotrasmettitore probabilmente implicato anche nell'effetto antiepilettico del cannabidiolo, mentre il cannabigerolo forse funziona meglio come antiossidante. Adesso non sappiamo bene se questo effetto è legato a meccanismi specifici recettoriali oppure se è una capacità intrinseca della molecola stessa, quindi della sua capacità di fungere da agente antiradicale, tra radical scavenger. Però differenze sono state osservate e i risultati che sono stati pubblicati, come tu Giuseppe hai sottolineato prima, supportano ulteriori studi per caratterizzare, probabilmente noi auspichiamo anche tramite studi in vivo,
l'applicabilità ecco, in malattie infiammatorie e metaboliche. Spesso noi ci interfacciamo con persone che per via del nostro lavoro ci chiedono devo scegliere un prodotto, questo è a base di CBD, questo è a base di CBG, non so se la domanda è corretta, ma è possibile spiegare in maniera semplice quali sono le sostanziali differenze tra CBD e CBG? Da un punto di vista chimico, il CBD deriva dal CBG. CBG è il precursore della maggior parte dei cannabinoidi. Da un punto di vista del meccanismo d'azione, probabilmente il meccanismo d'azione del cannabidiolo coinvolge più proteine endogene. Il cannabidiolo probabilmente è in grado di legare e di modificare l'azione di più proteine endogene, per cui ha meccanismi recettoriali più importanti, ecco, se si può dire, rispetto al cannabidiolo. Adesso dire qual è il migliore non saprei, sinceramente, non saprei dire qual è il migliore e qual è il peggiore, perché hanno dei profili che sono differenziati, per cui penso, diciamo perlomeno da quel poco che abbiamo studiato, che forse il cannabigerolo può essere più utile come agente antiossidante, mentre il cannabidiolo forse può essere più attivo come agente neuromodulatorio. Però la ricerca, che perlomeno quella che abbiamo fatto noi, è troppo preliminare per poter, diciamo, dare delle risposte definitive, delle risposte certe. Però di prima acchito mi viene da pensare questo. Okay. Aggiungo, correggetemi se dico un'eresia, che c'è anche tutto il tema del sistema endocannabinoide, per cui la soggettività delle persone che assumono un prodotto del CBD, un prodotto a base di CBD o CBG, può avere delle sfumature diverse di interazione. Sì, poi queste sostanze non agiscono, cioè dire che agiscono sul sistema endocannabinoide è anche riduttivo, perché poi diversi studi hanno mostrato anche la capacità di agire sul sistema endocannabinoide, e non solamente a livello del sistema nervoso centrale, ma per esempio anche a livello periferico. Ci sono alcuni studi che indicano la possibilità, per esempio, del cannabigerolo di legare un recettore endovanilloide che potrebbe, diciamo, portare all'inibizione della carcinogenesi. Quindi non è difficile, diciamo, targetizzare queste sostanze su un sistema specifico, perché hanno poca selettività rispetto alle proteine recettoriali. Il cannabidiolo, per esempio, si riconoscono più di 60 possibili target recettoriali, per cui per come la vedo io è difficile dare un'indicazione specifica. Beh, poi ci leghiamo anche a un aspetto che è molto istituzionale, quindi intervengo a gamba tesa, ma è legata anche al ruolo che poi dentro un dipartimento di farmacia dobbiamo trasmettere. Quando entriamo in quella che è la materia della terapia, non è più, diventa fondamentale che chi sa fare, chi può dare il consiglio, abbia anche tutta la competenza per aver inquadrato perfettamente il quadro clinico di chi chiede il consiglio. Quindi non è un commento generale, perché non esiste, e questo vale per tutti i farmaci, non esiste il farmaco universale che vale per tutti, ma riportiamo prima di tutto al centro il paziente. Prima di tutto bisogna capire qual è il paziente, in questo caso un paziente barra consumatore, non è necessariamente esclusivamente un paziente, e quindi capire prima l'esigenza della persona per poi immaginare o progettare quello che può essere un intervento che sia ottimale per quella condizione in quel determinato momento. Questo è un po' il paradigma che necessariamente dobbiamo anche noi inculcare per quella che è la nostra mission ai nostri studenti, che appunto si formano per diventare esperti del farmaco, ma l'esperto del farmaco non è l'esperto della terapia, non è l'esperto di tutto il pacchetto
che segue la salute. E infatti in questo, insomma, mi piace anche dover sottolineare un aspetto della differenza che c'è tra un prodotto che magari è di libera vendita e entra nel canale, per esempio, del prodotto alimentare degli integratori, rispetto a quello che entra dentro il prodotto dei fitoterapici, piuttosto che quello che entra nel canale del medicamento. Sono tre canali completamente distinti e diversi, anche se poi per il consumatore è difficile trovare il confine tra uno e l'altro. Siamo scomparsi per un attimo nella rete. Ci siamo, però ci siamo. Bello della diretta. Voi da aggiungere un altro concetto che è molto particolare. Il sistema endocannabinoide in sé potremmo definirlo come un precursore di molti altri sistemi ed è per questo motivo estremamente integrato in numerose funzioni sia del sistema nervoso centrale che periferico, ma anche di molte altre strutture metaboliche dell'organismo. Quindi vi è una regolazione molto fine attraverso gli endocannabinoidi, dove appunto le molecole che noi possiamo incontrare nell'ambiente, quelli presenti appunto nella cannabis, hanno avuto un ruolo di regolazione. Cioè il sistema endocannabinoide è fondamentale nell'evoluzione per il legame, per esempio, materno-fetale, quindi ci sono molti endocannabinoidi che vengono rilasciati durante l'allattamento al seno, quindi è fondamentale l'attaccamento al seno anche per indurre una sorta di microdipendenza al cibo per far sì che l'elemento vitale neonato possa approvvigionarsi del cibo il più possibile per crescere. È un elemento fondamentale per l'evoluzione, ma anche nello sviluppo del sistema nervoso centrale. Il sistema endocannabinoide, specialmente nelle prime fasi della vita, nelle prime epoche, nelle prime decadi, svolge ruoli fondamentali per la differenziazione e la funzionalizzazione delle diverse aree. Quindi ci sono delle implicazioni molto sottili che ad oggi non ancora sono completamente chiare, quindi è un ambito di studio molto approfondito che va studiato sia attraverso appunto approcci di ricerca di base che con la ricerca mirata. Voi da quando qui all'università, nel vostro dipartimento, vi occupate di studi legati al mondo dei cannabinoidi, lavorate insieme, insomma, se possiamo fare questa parentesi, potremmo raccontarci. Sì, ci possiamo condividere questa domanda in tre praticamente per vari motivi. Beh, come abbiamo già esposto, l'approccio è metodologico e scientifico, quindi c'è una parte che riguarda la letteratura scientifica e quindi una verifica di ciò che è già stato fatto e ciò che si vorrebbe fare attraverso la lettura e l'approfondimento su lavori fatti da nostri colleghi prima di noi. Quindi pensate agli studi di Mechoulam degli anni 60, dove in pochi anni si è messo in evidenza il sistema endocannabinoide, i principali endocannabinoidi, quindi l'effetto delle sostanze estratte dalla cannabis. Però c'è anche un approccio che a volte, in questo amico collega Luigi può essere più esplicativo, che riguarda proprio il concetto della filiera, quindi la filiera della canapa, che è molto importante, essendo un prodotto che ha da millenni un utilizzo per vari scopi. Quindi dico nello specifico qui dell'università, non so se la domanda è per te, dico ormai sono un po' di anni che affrontate questi temi. Sono sì, 5-6 anni sicuramente, ecco, che abbiamo iniziato con gli studi. Diciamo grazie che la canapa proprio è un bel esempio di quella che dovrebbe, che secondo noi dovrebbe essere anche la mission universitaria, perché l'Abruzzo sta diventando è già un'eccellenza per la produzione di canapa industriale. E noi siamo sul territorio e quindi ci piace mettere in evidenza queste interazioni con le aziende del territorio, il cui obiettivo è proprio quello di cercare di dare un supporto, una validazione scientifica a quello che fanno le aziende. Tutto questo per creare poi quello che teoricamente è un indotto che poi porta all'insediamento di produzioni e di tutta la filiera di trasformazione e lavorazione fino ad arrivare poi al prodotto finito. E questo, dicevo prima, no, negli obblighi anche amministrativi, spesso questo è uno
dei target che orienta la nostra ricerca è quello di avere un orientamento di terza missione, cioè non la ricerca fino a se stessa, ma come in questo caso una ricerca che può essere utile direttamente all'azienda, con spesso anche un qualche problemino di comunicazione, perché purtroppo nell'ambito della ricerca si parla un linguaggio che, se dato in pasto al pubblico, ma diciamo a un giornalismo troppo semplicistico, può travisare l'utilizzo di alcuni termini, diciamo. Faccio infatti un esempio, scusa se ti interrompo, proprio di attualità. Dopo 2 anni di Covid, noi vediamo un sacco di articoli che escono sui giornali, è uscito fuori la ricerca scientifica che può guarire dal Covid, eccetera. Probabilmente sono temi che andrebbero approfonditi in maniera diversa, anziché in un articolo. Certamente. Il giornalismo a volte può essere, diciamo, non deviato, però per ragioni di audience, chiaramente dà la notizia in maniera sensazionalistica, per cui magari il giorno dopo la signora Lella di turno va in farmacia e vuole il farmaco anti-Covid, vuole il farmaco antitumorale, perché ha sentito che c'è uno studio che ha visto questo o quell'altro. Questo in parte succede anche per la cannabis, sicuramente, e si spera che nel futuro tutto questo venga chiarito e ci sia una giusta collocazione sia per la canapa stessa industriale, per gli utilizzi che ne sono tantissimi, ma anche per i diversi principi attivi. Pensiamo al THC stesso, oltre il CBD e il CBG. THC è considerato tossicomanigeno, ma tutte le sostanze possono essere pericolose, l'importante è l'utilizzo corretto. Per cui a dosaggi opportuni e per somministrazioni opportune tutte le sostanze sono e possono essere utili. In maniera inappropriata, a dosaggi inappropriati, chiaramente sono pericolosi. Quindi la via tossicomanigena per la canapa, non quella industriale, quella ad alto tasso di THC, è quella inalatoria, per cui c'è un rischio maggiore, perché la farmacocinetica del THC, cioè il processo di ingresso nell'organismo e nel sistema nervoso centrale, è tale che la concentrazione che si raggiunge può essere estremamente elevata e potrebbe dare dei problemi. Per via orale invece viene oggi, tutt'oggi, utilizzata e la concentrazione che si raggiunge e i tempi di permanenza della sostanza nell'organismo sono tali da far sì che questa sia una sostanza utilizzabile anche per diverse patologie molto importanti. Quindi ecco, vedete, l'approccio agli studi sulla canapa viaggiano su binari particolari, ma per tutti i farmaci è così. Quindi pensate, adesso abbiamo citato poco fa il Covid e abbiamo sentito proprio da te, Giuseppe, tanti studi sono usciti, dicono questo, dicono quest'altro. È vero, però ci sono degli approfondimenti che devono essere fatti, che riguardano, per esempio, nel caso del virus del Covid, della possibilità che questo virus, alcuni coronavirus in particolare, abbiano delle sequenze di RNA particolari, i microRNA, sono capaci di silenziare, diciamo, la risposta immunitaria, vanno a bloccare dei sistemi fondamentali che le cellule dell'organismo umano mettono in atto per produrre sostanze che hanno la capacità di bloccare la crescita del virus. Quindi è vero che il vaccino protegge, è vero che la vaccinazione è fondamentale, è vero però anche che esistono dei soggetti che rispondono diversamente alla malattia e quindi hanno bisogno di approfondimenti maggiori. Non ci dimentichiamo che di questo virus siamo a conoscenza in maniera approfondita da soli 2 anni. E questo chiaramente è troppo poco per la ricerca scientifica. Però la ricerca di base ha permesso, nonostante non fosse partita esplicitamente per il Covid, di portare rapidamente alla formazione e alla produzione di un vaccino. Cioè il vaccino per il Covid, a mRNA, non è un vaccino che è stato studiato d'emblée rapidamente per il Covid, era in studio e si stava utilizzando per patologie tumorali, ma si è visto che il trasferimento delle particolari porzioni del mRNA sono utili per curare altre malattie, tra cui il Covid, sono in fase avanzata degli studi per la cura dell'HIV e per numerose patologie virali gravi, pensate alle malattie virali quali quelle che colpiscono le zone tropicali, quindi l'Ebola, per esempio, sono
virus estremamente aggressivi e mortali possono essere curati in questo modo. Quindi più volte la ricerca scientifica si avvalsa della ricerca di base e poi è andata nella ricerca mirata per trovare un'utilizzazione ben precisa. Quindi così anche per la canapa, CBD e CBG adesso stanno dando dei risultati. Forse nel futuro, con opportune somministrazioni, opportuni dosaggi, veicolati in un certo modo, questi composti possono avere degli indirizzi molto più specifici e precisi. Grazie. Siamo quasi alla fine di questa nostra live, che è molto molto interessante. Con le ultime due domande ci tengo anche a leggere un commento di Isabella Palazzo. Isabella rappresenta una delle associazioni che in Italia rappresenta tutte quelle persone che utilizzano la cannabis per curarsi e si batte quotidianamente affinché il farmaco sia assicurato a tutti, che dice: ascoltarvi è un piacere, sarebbe un bene riproporre la registrazione di questa live in tutti gli ospedali. Grazie Isabella, e mi fa piacere. Aggiunge: come paziente assumo 195 grammi al mese tra Bedrocan e Bedrolide, vaporizzo e ingerisco capsule. Questi dosaggi sono arrivata in 7 anni di cura. Sono stata a stretto contatto con mio figlio 12enne affetto da Covid. Io non l'ho contratto. È un contributo al nostro approfondimento. Adesso una domanda che può valere per tutti e tre, che non riguarda necessariamente la cannabis, CBD, eccetera. In tutti questi anni, tra ore spese in aule, in laboratori, eccetera, qual è stato il risultato che vi ha reso professionalmente più soddisfatti, per cui dite: ah, ne valsa la pena passare tutte queste ore al lavoro? I risultati sono tanti. Prima di tutto quello di riuscire a trasferire ai nostri studenti quel rigore metodologico, che non è una imposizione così grave da accogliere, cioè ci sono degli step successivi che si possono perseguire solo dopo aver chiaramente analizzato bene i precedenti. Quindi questo ci garantisce un risultato della ricerca che è valido e validato. Esistono i referaggi, esistono lo stesso lavoro scientifico pubblicato, ha subito diverse fasi di controllo, diciamo così, di referaggio, per cui questa attenzione è fondamentale per far sì che quello che poi arriva, tra virgolette, al grande pubblico, attraverso non solo l'informazione, ma principalmente attraverso i farmaci o i preparati che devono essere utilizzati, siano di garanzia, di qualità elevata e di attenzione scientifica elevata. Questo lo dobbiamo anche grazie alle aziende. È vero, tante volte il linguaggio tra l'azienda e la scienza, l'accademia, non è lo stesso, però sostanzialmente noi riusciamo tutte le volte a trovare un canale di comunicazione utile, perché basandoci sul rigore scientifico ci avviciniamo agli obiettivi propri in maniera opportuna, senza, diciamo, sopravvalicare quelli che sono giustamente gli interessi anche dell'azienda. Quindi noi con Enecta abbiamo avuto un ottimo rapporto, stiamo avendo buoni rapporti proprio perché ci confrontiamo, si discute anche in maniera particolare per ottenere un buon risultato. La medesima domanda anche per Claudio e Luigi: tutti questi anni tra aule, quali sono stati i risultati che vi hanno... Vai. Beh, sicuramente l'entusiasmo quotidiano, la capacità, ecco, la fortuna mia di lavorare in un gruppo dinamico, giovane, sempre entusiasta, che vuole sempre esplorare nuovi modelli di studio. Sicuramente, ecco, i risultati migliori sono stati da un punto di vista metodologico, l'ottimizzazione di modelli di studio, la capacità di fare network con università italiane e straniere, il mettersi in gioco e il trasferire, diciamo, l'entusiasmo anche agli studenti. Ecco, questo è secondo me ciò che abbiamo, il risultato migliore che siamo riusciti ad ottenere. Sì, ci aggiungo il grazie per il complimento che ci ha fatto in chat, e quello è il riconoscimento, cioè il fatto di essere qui significa che siamo stati capaci e credibili anche per un'azienda che già lavora nel settore,
chi ci ha ascoltato, se il messaggio che abbiamo mandato è arrivato, quella è la nostra gratificazione, e in più ci metto anche un personale interesse per quello che è l'animo botanico, diciamo, che mi caratterizza, è il fatto di lavorare su una filiera che ha una sua sostenibilità. Non dimentichiamo che la canapa qui oggi l'abbiamo affrontata in chiave molto settoriale di applicazione, ma mi piace ricordare sempre che è una pianta, è forse una delle coltivazioni più antiche e che è probabilmente è stata conservata sia per la multidisciplinarità con cui è stata studiata e utilizzata, ma anche proprio per la sua sostenibilità ambientale dal punto di vista della produzione. Ma sicuramente poi avremo altre occasioni per tornare sul tema dopo l'estate, per approfondire nuovi punti di discussione. Vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con un giro con tutti e tre per chiedervi, abbiamo cominciato valutando lo stato di salute della ricerca, adesso guardando al futuro, quali sono, diciamo, gli auspici sulla ricerca in Italia, da che punto di vista secondo voi bisogna investire di più, se c'è bisogno di più risorse, qual è, insomma, il vostro desiderio, diciamo, rispetto al futuro per continuare a lavorare sempre meglio in questo ambito a 360 gradi. Beh, le risorse chiaramente fanno la differenza. Oggi i costi della ricerca sono estremamente alti e quindi affrontare, diciamo, mettere in cantiere un progetto ambizioso inevitabilmente avrebbe bisogno di un supporto maggiore. In questo effettivamente ci sono delle difficoltà, in quanto non tutti i progetti che vengono fuori dall'Accademia vengono poi finanziati o riescono da soli a tenersi economicamente nel sistema. A volte le aziende contribuiscono molto e utilizzando la ricerca di base si va verso una ricerca mirata per ottenere un risultato specifico eventualmente per un particolare prodotto composto. E oggi, grazie a questo, al fare rete, all'internazionalizzazione, si viaggia molto meglio. Beh, qualcosa che si dovrebbe fare di più, abbiamo accennato un po' durante la nostra chiacchierata, andare di più verso la medicina di precisione, ma attraverso le scienze omiche, cioè capire meglio come nel singolo paziente eventualmente le modificazioni che si possono generare dopo l'esposizione ad una sostanza farmacologica possano sortire i reali benefici. In passato la medicina era molto meno selettiva, questo è vero, e oggi fortunatamente ci sono ricerche mirate a livello di tutte le grandi patologie, quindi cardiologiche, neurologiche, che vanno ad analizzare come questa patologia si sia manifestata in quel particolare paziente e quale possa essere la sostanza che più precisamente possa colpire o aiutare. Questo per la grande variabilità dei soggetti, ma anche perché esistono, come ho accennato, sui microRNA tantissimi altri sistemi che vanno a modificare il trascritto genico, quindi ciò che si può tradurre dal nostro DNA, per cui ci sono pazienti che, come viene citato nella chat, potrebbero aver avuto un beneficio dalla esposizione con sostanze da parte della cannabis, quindi il Bedrogan e il Bedrolit, che potrebbero, perché gli estratti di canapa hanno dimostrato avere un effetto che può diminuire la pericolosità di questo virus. Chiaro, da questo ad arrivare verso una sperimentazione clinica è un po' lontano, però non è da escludere che questo possa accadere. Claudio e Luigi? Io direi investire sui giovani e snellire le procedure di utilizzo di fondi, e anche preparare maggiormente tutti quanti, ecco, ad essere pronti a rispondere a bandi e opportunità, diciamo, di finanziamento che possono venire sia dall'ambito pubblico ma da quello privato. Ecco, questo la parte burocratica, diciamo, che la parte burocratica deve essere, secondo me, ripensata, ecco, il limite, diciamo, del rispetto delle leggi, ovviamente. Poi ce ne mette anche una che è un po' utopica. Normalmente più si riduce la fetta di torta a disposizione, più siamo a doverla dividere, più si affilano le armi. Questo purtroppo credo che sia un approccio sbagliato. Ci vorrebbe, più che un approccio di selettività, di conflittualità, un approccio di valorizzazione, cioè portiamo avanti quelle che sono le
le eccellenze a qualsiasi livello, in qualsiasi contesto. La pongo da principio come ipotesi, e come ipotesi utopica, perché certo ci vorrebbe che chi fa la scelta sia moralmente, integralmente e razionalmente puro, quindi difficilmente applicabile nella vita di tutti i giorni. Però ci sono esempi nel passato molto caratteristici, per esempio negli anni 30-40 negli Stati Uniti la patologia del cancro, le patologie tumorali venivano viste all'epoca come delle patologie di nicchia, in quanto anche gli stessi pazienti colpiti da queste malattie si nascondevano, cioè era una condizione quasi da emarginati. E solo grazie al fatto che alcuni enti benefici, ma poi anche personaggi dello spettacolo, si siano messi in gioco per un po', anche perché erano stati colpiti dal tumore, quindi diciamo rapidamente c'è stato un rapido sviluppo, proprio perché c'è stato un coinvolgimento generale, sia scientifico ma anche pubblico, e delle aziende stesse, degli ospedali e degli enti. Quindi si è fatto uno sforzo elevato. Se pensiamo all'HIV ugualmente, finché aveva colpito, purtroppo, è brutto da dire, solo alcune categorie di persone che venivano ritenute inferiori, diciamo così, la patologia non ha preso quota. Solo quando ha iniziato a colpire, o meglio, sono venute fuori patologie in soggetti famosi, allora della patologia si è cominciata a parlare. Questo per dire che purtroppo tutti dobbiamo compiere uno sforzo per coinvolgere la ricerca scientifica, coinvolgendo la ricerca scientifica, l'informazione mirata, fatta bene e non di parte oppure sensazionalistica, le entità politiche, quindi anche a livello amministrativo, in questo modo si riesce a vincere. E in questi ultimi anni, devo dire che la ricerca in Italia si sta indirizzando a questo, per cui le call internazionali per dei finanziamenti abbastanza grandi si riescono a raggiungere grazie al fatto che si fa rete e si fa un lavoro di squadra utile. Più facciamo questo e più si riusciranno ad avere risultati. Grazie mille, vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, per la condivisione delle informazioni. È sempre un momento di arricchimento per me, per tutte le persone che ci seguono e per l'azienda. Ci diamo appuntamento, ci rivediamo magari dopo l'estate per continuare ad approfondire altri temi di interesse. Di nuovo grazie. Grazie a voi. Viva la ricerca, come si suol dire, e ci vediamo alle prossime puntate delle nostre live. Un saluto a tutti. Grazie.